Nella scorsa stagione abbiamo potuto assistere alla splendida vittoria della finale playoff da parte dell'MSP, che così facendo si è conquistato la storica promozione. In questi mesi Samuel ha dovuto prendere una decisione importante sul suo futuro e capire che percorso intraprendere il prossimo anno. E dopo un lungo periodo di riflessione ha deciso di rimanere ancora per un altro anno all'MSP. Riusciranno Samuel e i suoi compagni a farsi valere anche quest'anno e raggiungere l'obiettivo? Scopriamolo ancora una volta assieme. Buongiorno ragazzi, allora sto andando a fare la visita medica agonistica. In questi giorni che sono passati ho continuato ad allenarmi e adesso mi sento abbastanza in forma. Manca veramente poco all'inizio della preparazione. Inizieremo il 17 agosto, ragazzi. Sono carico, non vedo l'ora che inizi appunto la stagione, anche se la preparazione sarà veramente dura. Ci sarà veramente da soffrire. E adesso sto andando a fare la visita appunto agonistica e dopo la visita, ragazzi, ho l'appuntamento da un nutrizionista. Ho prenotato questa visita per farmi dare dei consigli a livello di nutrizione e quindi voglio un attimo cercare di capire che cosa mi può dire e che alimentazione mi può dare per questa stagione. Vediamo un po'. Piacere, Sam. Giulia, ciao, comandati pure. Sono io il paziente di oggi. No. Ci sto bene. Allora, prima cosa, ossigeno. Giusto la base per vedere la tua ossigenazione. Perché l'analisi corporea prevede innanzitutto l'utilizzo di uno strumento chiamato bioimpedanziometria, che è una bilancia, che è quella che vedi dietro di te, che praticamente ci permette di valutare non soltanto il peso corporeo, che è il dato più semplice, ma ci permette di valutare la massa magra, la massa grassa, la percentuale di idratazione corporea, la densità ossea, sono tutte poi una serie di dati che ci servono per tenere monitorata la tua condizione e fare una sorta di fotografia alla tua fisicità di oggi. Facendo caso mi intervento tra l'uomo e il partire adesso la bilancia e ci indicherà tutte le tue valutazioni corporee. Faremo è abbassare questa percentuale, però considera che di solito un atleta diciamo, ha bisogno di avere una certa condizione per il campionato, il tuo livello tranquillamente può affrontare il campionato già con questa massa grassa. È logico che per ottenere qualcosa di più, se andiamo a perdere un 2 o 3 kg di massa grassa, riusciamo a raggiungere già una buona quota. Ok ragazzuoli, sono appena uscito dalla visita dal nutrizionista, prima visita per me. Quest'anno ho deciso di inserire anche il nutrizionista per cercare di fare una stagione veramente al massimo dei livelli. E quindi settimana per settimana rimarremo sempre in contatto, cioè rimarrò sempre in contatto con loro e per anche darmi un po' di mindset, perché non bisogna mai mollare e bisogna stare lì col cervello, magari quando anche non si è abituati a fare una dieta specifica, no? Non è semplice dire mi metto a dieta dall'oggi al domani. Ho capito bene che non esiste la dieta dei miracoli, ma esiste una dieta efficiente per ognuno di noi. Molto molto bene. E allora, signori, ragazzi, ci siamo, oggi è il grandissimo giorno,
oggi ricomincia una stagione. Stagione 2022-2023, ragazzi, dopo aver firmato, dopo essere rimasto un altro anno con l'MSP, stiamo andando per la prima volta ad allenarci. Ragazzuoli, molti dei miei compagni non li conosco, quindi appunto in questo video li andremo a conoscere. È una scoop veramente importante, ovvero c'è un giocatore, ragazzi, di cui tutti noi teniamo molto, che potrebbe quest'anno non essere con noi all'MSP. Il giocatore in questione è un giocatore che pesa, perché l'anno scorso ha fatto la differenza per noi, quindi ci siamo, siamo pronti a cominciare questa grandissima stagione, signori. Siamo ragazzi, nuovi compagni, il mio spiegatore di fiducia. Ma personale. Personale. I giocatori importanti hanno uno spogliatoio vicino. Mister. Olè. Ma ragazzi, qua sulla borsa, qua siamo già a livelli, cioè per questo professionismo, Professionismo? Sì. C'è la roba che ho sognato l'altro giorno. Ah. Non c'è niente di nuovo. Ah, non c'è niente di nuovo. Niente, ragazzi, nuovo anno, stesso materiale. Let's go. Ma va là che c'è. Ma va là che c'è. Chicco. Ragazzi, grande Chicco. Grande te, Chicco. Dopo gli 80 diventa piccolino. Allora. Divento, vedi come mi è corto. No, però ti vedo in forma. Sì, sì, abbastanza riposato, perché ho fatto già 10 giorni di proprio niente lavoro, via. Ah, niente lavoro, niente relax, lavoro. Relax. Sì, relax fino a fine settimana. Domande le domande, non dovresti essere già in pensione, tu lavori sempre. Io sono in pensione dal 90. Andiamo. Buongiorno a tutti. Vi avevo dato il programmino, l'avete fatto? L'avete fatto in parte? Chi è che non l'ha fatto niente? Chi è che si è presentato senza aver fatto niente? Nessuno. Bene. Questo è già molto importante. I palloni sono lì dentro, quindi prendiamo un pallone a testa e andiamo nel quadrato. Allora, sensazione a caldo, nuove persone, nuovi innesti, come sono? Allora, vabbè, la squadra è molto molto giovane e adesso mancano anche 4-5 giocatori che c'erano anche l'anno scorso, tra cui il capitano, Ricciardo. Per il resto, dai, questi nuovi compagni sono bravi. Poi siamo tutti giovani, quindi siamo un po' come l'AC Milan, capito?
capisci, no, com'è la roba. Ragazzi, è tosta, primo allenamento è tosta e non abbiamo ancora fatto la corsa. Ma prima di continuare con gli allenamenti è giunto il momento di svelarvi chi ha lasciato l'MSP Calcio. Molti di voi l'avranno già capito, purtroppo sì, Luca Goiormella ha lasciato la squadra per andare al Porretta, è stata una sua decisione personale, ma chi lo sa, magari lo vedrete contro la squadra di Samuel in promozione, quindi restate sintonizzati. Detto questo, proseguiamo con gli allenamenti. Ebbene sì, sono state due settimane intense di allenamento. Purtroppo Samuel ha dovuto saltare la seconda a causa febbre, ma per il resto tutta la squadra si è allenata. Ora è arrivato il momento di vedere come si comporta in partita. No! Eccolo! Eccolo! Eccolo!
carichi, carichi, blocca dentro. Ragazzuoli, finalmente queste quasi due settimane piene di preparazioni sono andate. La prima l'ho fatta tutta, la seconda invece, ragazzi, è stata una settimana con la febbre. Ragazzi, ve lo giuro, non ve lo auguro mai. Mi raccomando, ragazzi, preservatevi, copritevi sempre e soprattutto state attenti, mi raccomando. E adesso sono ritornato, appunto. Questa è la prima partita, la prima amichevole che ho fatto. La scorsa settimana che io sono mancato, hanno fatto un'amichevole contro una squadra di eccellenza. Hanno vinto 2-1, quindi direi che il test è stato superato. A 15.000 like, ragazzi, farò un video dove presenterò tutti i nuovi componenti dell'MSP e ve li presenterò uno ad uno. E fatemi sapere soprattutto anche su Instagram dove giocherete voi quest'anno e come sta andando, se avete ripreso, se non avete ripreso. Quindi mi raccomando, passate sul mio Instagram e sull'Instagram dell'MSP Calcio, perché ci saranno news e aggiornamenti sempre sul profilo social, sia dell'MSP che anche sul mio profilo della squadra e non. Quindi, ragazzi, mi raccomando, passate link in descrizione o se no qua in sovrappressione. Mi raccomando, scrivete questi tag e seguitemi su Instagram. Fatemi sapere che cosa ne pensate di Goyo Romella, che ha scelto di non proseguire questo percorso insieme a noi quest'anno all'MSP. Detto questo, ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Linea allo studio.